Chi vorrà parlare con Vincenzo Manco, che è il presidente della WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, che è, buongiorno, che è in collegamento con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e ai radioascoltatori, buongiorno. Che ha appena concluso un progetto insieme all'UNAR del Viminale, un progetto che si chiama Sport Antenne, che vorrei che ci raccontasse lei, un progetto proprio contro il razzismo e la discriminazione nello sport. In pochissime parole, perché come avrà capito siamo in tanti a parlare questa mattina. Assolutamente no, cercherò di essere brevissimo, provando anche a schematizzare un po', diciamo, il contributo che posso dare. Allora, la prima cosa che mi preme dire è che questo progetto sta assolutamente dentro tutte le esperienze che questo paese, come diceva il professor Colombo prima, produce, tra, diciamo, i tre pilastri che sono legati al fenomeno migratorio, che è un fenomeno che non va né sottovalutato né tantomeno semplificato, però. Quindi soccorso, accoglienza e integrazione. Sul tema dell'integrazione c'è la WISP. La WISP crede che oggi, saluto tra l'altro un approfitto Alberto Urbinati, la WISP oggi pensa che lo sport deve assumere un atteggiamento proattivo, non solo utilizzare gli strumenti per poter integrare e includere, ma soprattutto anche intervenire per denunciare e far conoscere episodi di razzismo e intolleranza. Bisogna fare un passo in più. Il progetto, che è un progetto FAMI, finanziato quindi dall'Unione Europea, lo abbiamo chiamato Sport Antenne, prevenzione, emersione, mediazione per combattere le discriminazioni. Che cos'è stato di fatto? Il coinvolgimento di 13 città italiane, 13 comitati territoriali della WISP, ognuna delle quali ha individuato un'antenna, quindi un responsabile che recepisse gli episodi appunto di razzismo e di intolleranza, in collaborazione con le reti sociali di quei territori, dalle case di quartiere alle APS, agli ostelli, alle cooperative sociali e le istituzioni, compresi i sistemi SPRAR, i sistemi di protezione che tutti conosciamo per rifugiati e richiedenti asilo, Caritas, le istituzioni scolastiche e quant'altro. Abbiamo recepito in una serie di iniziative, dalla presentazione delle conferenze stampa piuttosto che iniziative sportive vere e proprie, banchetti, circa 869 segnalazioni, 689 di queste dirette, 180 indirette, ovvero quelle episodi di discriminazione che sono legati magari a procedure o norme delle stesse istituzioni pubbliche che non permettono equità o uguaglianza rispetto ai temi dell'accessibilità. Sì. Chiudo dicendo, ho voluto essere, poi resto chiaramente a disposizione, sì, essere tassonomico, diciamo, rispetto al tema dei dati, perché credo che ognuno di noi, in questo caso lo sport, la WISP, lo sport sociale e la comunicazione, quindi mi rivolgo, no, alla categoria vostra dei giornalisti, sì, eccetera, l'Accademia, quindi l'Atenei, ha un impegno forte in questo paese, incidere sul cambiamento e l'approfondimento della narrazione sul tema delle discriminazioni. È quello che proviamo. Si sta semplificando. No, ma non è rivolto chiaramente, sì, un appello, certo, diciamo, a tutti noi, assolutamente. Certo. È un appello a tutti noi.